Grazie Presidente, ringrazio i colleghi consiglieri e gli assessori presenti. Come commento da parte del Movimento 5 Stelle e voto a questo bilancio, che ricordiamo essere un voto molto politico, ovviamente, chiaro, ci troviamo a votare diverse scelte per l'anno corrente, in ritardo purtroppo come gli scorsi anni. Ricordiamo questo come un voto di fatto sul lavoro complessivo dell'amministrazione del Comune di Milano e dal nostro punto di vista questo bilancio, come gli scorsi, rimangono, anche se con diverse sfaccettature, statici rispetto alla situazione precedente e statici ovviamente rispetto alla situazione dei 2 anni passati come giunta Pisapia. Il Movimento 5 Stelle non può votare a favore, perché ovviamente ha diverse priorità, ha priorità assolutamente differenti da quelle che sono state date dal disegno di bilancio consegnato dalla Giunta e differenti anche dopo le modifiche che sono state proposte dal Consiglio Comunale. Un commento alla tassazione. La tassazione aumenta. Io avevo già fatto presente un principio dal mio punto di vista, dal nostro come Movimento 5 Stelle fondamentale. Un politico non deve poter alzare le tasse finché non è già stato fatto tutto il possibile per ridurre gli sprechi e ridurre i privilegi e le ingiustizie sociali. E per questo non posso che non partire dalle nostre partecipate. Noi aumentiamo le tasse in una situazione da pre-emergenza sociale, mantenendo il dirigente ogni 5 dipendenti di Expo S.p.A., mantenendo stipendi come quello dell'amministratore delegato Sala, superiori ai 400.000 euro annui. Manteniamo una serie, per poi passare ovviamente alle altre nostre partecipate come A2A e SEA, manteniamo degli elementi che un'amministrazione seria che vuole davvero contrastare queste ingiustizie avrebbe già toccato diversi anni fa, ma questi non sono stati toccati. Allo stesso tempo rimangono delle inefficienze che seppur segnalate, non sono mai state toccate. E faccio un esempio su tutti, dato che l'abbiamo come Movimento 5 Stelle considerato, preso in considerazione e di fatto portato alla luce dell'amministrazione più volte, il bando dei sistemi informativi del Comune di Milano. È da 3 anni, anzi da prima della campagna elettorale 2011 che avevamo proposto e pubblicato l'analisi del bando dei sistemi informativi del Comune di Milano, che come ricordiamo prevede un contratto assolutamente folle, che se solo avessimo scelto di comprare l'attrezzatura che attualmente affittiamo, teniamo di proprietà di British Telecom e Siemens, avremmo in questi anni risparmiato decine di milioni di euro. Decine di milioni di euro che avremmo risparmiato e che avremmo risparmato in un futuro nel caso fossimo andati a modificare il bando. Ma la situazione qual è? In che situazione siamo? Noi abbiamo parlato inizialmente con Corritore, andando a presentargli il nostro progetto alternativo. Successivamente l'abbiamo proposto in giunta al Consiglio Comunale, poi siamo passati all'attuale Direttore Generale del Comune di Milano, lo abbiamo fatto noto nelle riunioni del bilancio alla giunta. Eppure la situazione è cambiata? Noi speriamo di sì, ma attualmente il disegno rimane lo stesso. Quindi io spero che nel caso il bando non sia ancora delineato, che ci sia interessamento da parte della Giunta e che si possa cambiare. Ricordo, cambiare quel bando vuol dire risparmiare decine di milioni di euro ed è un segno di serietà nei confronti ovviamente della cittadinanza. Detto questo, ci sono altri elementi che ovviamente non posso riassumere in questo momento, per esempio la tariffazione puntuale che dal nostro punto di vista è uno step fondamentale. Oppure la gestione dell'emergenza del Seveso.
sicuramente con delle opere che dal nostro punto di vista potevano essere evitate con una gestione territoriale diversa, gestione territoriale che potrebbe essere ancora portata avanti adesso. E concludo ribadendo quindi il nostro voto negativo a questo bilancio. Spero che possa servire il mio voto negativo insieme ad altre astensioni di altri membri, come ho visto, della maggioranza e i voti contrari dell'opposizione per pretendere, almeno per questi 2 anni, maggiore coraggio politico e scelte molto più incisive, a partire anche da quelle simboliche, quindi gli stipendi e i maxi stipendi di chi in questo momento non prova le stesse pene dei nostri cittadini. Grazie. Grazie consigliere Calise, la parola al consigliere